per chi ha bisogno di ripassare o di rivedere delle cose. E vediamo, stanno ancora arrivando persone, come è normale. E stavo cercando appunto di vedere se le tre persone che in questo momento non... Salve Anna, non hanno la voce, se riusciamo a metterle in condizione invece di sentirla. Quindi io ora faccio la domanda: chi è che non mi sente? Perfetto, Paola, tu adesso mi dovresti sentire. Paola, mi senti? Paola Premi, che prima non mi sentiva, ma forse adesso sì. No, invece no, Paola non mi sente nemmeno. Buonasera per chi sta arrivando, stiamo cercando di abilitare tutti alla voce. Adesso Paola, sì, Adesso Paola, c'è un microfono sì, c'è un aperto, microfono aperto, che è quello di... che è quello di... Ok, Elena, buonasera Elena. Allora, nel frattempo... Mi sembra che Antonio adesso abbia la voce attiva. E così anche Silvana. Mi date conferma? A me pare che adesso Antonio, Artiaco e Silvana siano in grado di sentirmi. Antonio, vedo che Silvana sta scrivendo. Scusate, perdiamo un po' di tempo per questa operazione perché... Se riusciamo a mettere tutti in condizioni di sentire, vedrete che la lezione poi Sentite? dopo. Sì. Mi sentite? Sono Sì. Artiaco Antonio. Antonio, ciao. L'importante è che Antonio, senta tu. ciao. Ok? L'importante è che senta tu. Perché Io la sono Antonio, modalità ho sempre sentito. delle lezioni è quella che io parlo in voce e voi scrivete. Non è è un modo pratico per comunicare, perché questo vi permette a voi di scrivere mentre io parlo e senza darsi sulla voce. Ok, allora sembrerebbe adesso. Dunque, Paola Premi ha la voce attiva. Lo capisco dal fatto che ha anche il microfono attivo. E questo però dovrebbe far sì che Paola mi senta. Giusto, Paola? Abbiate pazienza, questo tempo iniziale è normale nella seconda lezione. Ormai, come vi dicevo, questo è un corso che è arrivato alla sua 12ª edizione, per cui è possibile, sappiamo prima più o meno. Ok, Paola, appunto, ti chiedevo conferma, scrivimi pure per darmi conferma. Perfetto, il lucchetto tiene aperto fisso il microfono e questo invece dovresti evitarlo, Paola, cioè... Premi il lucchetto perché quello non serve per ascoltare, ma per parlare, ok? Quindi ripremi il lucchetto in modo che tu non abbia il microfono aperto fisso, come invece è in questo momento. Il microfono deve essere chiuso ed è chiuso quando non ha il contorno giallo, ok? Adesso c'è un altro microfono, quello di Maria Libera.
Io vi chiedo solamente conferma del fatto che voi sentiate. Se poi parlare è un altro fatto, il fatto di parlare voi è un'altra cosa, l'affronteremo un po' per volta perché ci sono un po' di implicazioni. Allora, erano rimasti a non sentire, mi sembra perfetto. Massimo adesso sente. Alice? C'è un microfono aperto, eh? Credo sia sempre quello di Maria Libera, però non ne sarei sicuro. Ok, vediamo Alice se ti trovo. Eccoti. Anche Loredana. No, Loredana mi sente. Non trovo Alice. Abbiate pazienza un attimo che metto i nomi sopra le persone, altrimenti non riesco a individuare. Eccolo là. Allora. Abbiate pazienza. Buonasera a chi sta arrivando nel frattempo. Se non ce la facciamo, faremo la lezione sia in chat che in voce. Però un pochino più lenta sarà la lezione. Allora, vedo che è arrivata nel frattempo un'altra persona, e cioè Siriana. Aspettiamo che torni Alice e vediamo se il problema si è risolto. Può darsi di no perché già la voce era attiva. Allora Alice, sto parlando, tu hai il famoso puntino bianco sulla testa, quindi la voce dovrebbe essere attiva. Salve, buonasera, abbiate pazienza che stiamo per iniziare. Sto provando a fare una cosa che è normale e abbastanza fisiologica in un corso base, cioè quello di risolvere i problemi iniziali di chi ha poca confidenza con una tecnologia che comunque a volte ci mette anche del suo a complicare le cose. Probabilmente Alice, ecco, Alice in questo momento non ha la voce attiva, prima ce l'aveva, adesso no.
Siriana, adesso mi senti? Siriana? Ok, mi stai sentendo? Perfetto, ti ringrazio. Abbiate pazienza un attimo, eh. Sì, Antonio, parlerò anche, ma non posso solo parlare perché devo scrivere. Ora devo risolvere questa situazione un po' delicata perché mi sembra che Massimo sia anche abbastanza perentorio. Allora, dunque, benvenuti a tutti. Questa è la seconda lezione. Non so se tutti voi eravate presenti alla prima, però oggi andiamo un po' avanti rispetto a quello che abbiamo fatto nella prima. E vedremo adesso in cosa consiste la seconda lezione. Si tratta di una lezione comunque molto basilare, stiamo ancora affrontando le cose base, non entriamo in didattica perché ci vuole un po' di tempo, ok? Un attimo che ripasso in chat. Allora, la settimana scorsa abbiamo visto il giardino dei primi passi, ovvero una specie di tutorial immersivo che guidava attraverso le funzioni base come sedere, eccetera, eccetera.
Oggi andiamo su delle funzioni un po' più avanzate, ma sempre molte base. Scusate, ma devo anche scrivere. Sì, forse è meglio Paola. Purtroppo sono un po' monotasking, non riesco a scrivere e parlare insieme. Probabilmente ci provo il più possibile, però è un po' complicato. Allora. Oggi vedremo due cose. Uno, gli oggetti virtuali e due, la persona. Scusate. Sì, scusate il maiuscolo, era rimasto per sbaglio. Quindi, vediamo gli oggetti. In Edmondo, tutto quello che vedete è stato realizzato dagli utenti, lo abbiamo detto la settimana scorsa. La differenza tra un mondo virtuale come Edmondo e un videogioco è che qui i contenuti sono fatti dagli utenti. Le panchine su cui sedete, tutto quello che vedete. Ecco, sappiate che questi oggetti possono essere posseduti, cioè possono essere ricevuti, dati e questa è forse la cosa più interessante, costruiti. È quello che vedremo la prossima settimana, cioè come si costruisce un oggetto virtuale. Questa settimana vedremo come scambiarsi oggetti. Ok? Oggetti come ad esempio questo qua. Ora lo ingrandisco un po', altrimenti diventa difficile per voi. Allora, vedete questa borsa? Bene, adesso io vi darò ok, allora. Allora, è qui davanti a dove sono io adesso.
Ok? Ai miei piedi. Allora, ci metterò un po' perché ve ne consegno uno ad uno, ve la consegno uno ad uno e voi riceverete un avviso, vedrete un avviso che vi chiede di accettarla. Ok? E voi rispondete che la accettate. Forse per sbaglio a qualcuno lo darò due volte. La sto consegnando. Ci siamo quasi, l'ho quasi data a tutti. Ricevuta tutti? Spero di sì. Antonio, poi vediamo perché ce l'hai, eh. Arrivo subito e ok, l'inventario contiene un po' di tutto, dagli abiti ad oggetti ovviamente virtuali, a varie cose. Adesso vedete che la borsa si chiama, se non mi sbaglio, Bagged Potted Plants. Bene, allora, quello che dovete fare è afferrare quell'oggetto e trascinarlo in terra davanti a voi, ok? Lo afferrate dall'inventario e lo trascinate in terra. Vedo un po' di borse. Allora, Loredana, tu mi senti? Posso parlarti a voce? Allora, sì, Alice, se clicchi due volte, tu non la materializzi davanti a te, ma la indossi.
Ed è per questo che te la ritrovi addosso, come anche forse qualcun altro. Per cui, ah, Malice non mi sente. Ok, vedo un po' di borse. Allora, dunque, vedete questa borsa che avete davanti, che ho davanti io? Ecco, una cosa che potete fare, se volete, è cliccare su questa borsa, anzi, cliccate su questa borsa. E vedete che si apre una finestra che vi chiede di comprarla. State tranquilli che non vi prendo niente. Loredana è ai miei piedi. Loredana? Sì. Ok. Puoi anche scrivere, basta che tu mi dia un cenno, che tu stai ascoltando. Ah, se vi dice che non è in vendita, ve la ripasso come ho fatto prima. Allora, Loredana, ti sto dando un'altra volta la borsa, ok? Poi c'è anche Elisa. Ah, Claudia, no, 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 non c'è tanta differenza. Allora, aspetta che anche Elisa, Loretta. Sta ricevendo nuovamente una borsa. Poi a chi è che manca? Antonio, non è un problema. Se ne hai due va bene. L'abbondanza qui non è un problema perché gli oggetti virtuali. Allora, Claudia, tu te le sto inviando. Allora, si tratta di Claudia, tu mi senti, vero? Claudia Colacitti. Claudia? C'è una finestra di ricerca nell'inventario, nella finestra di inventario c'è una casella. Allora, sì, all'inizio è sempre un po' problematico, c'è da far pratica ed è appunto quello che facciamo oggi. Facciamo un po' di pratica. Vedo che la maggior parte di voi sono riusciti a trascinare la borsa e a metterla sul terreno più o meno davanti a loro. Scusate, voi non dovete venderla, ok? E neanche comprarla, ve la sto offrendo io. Se non riesce a comprare, ad esempio, Loredana,
Ecco, ti sto dando una borsa, ecco, che tu hai accettato, perfetto. Quindi adesso ce l'hai, non devi acquistarla, perfetto. Allora, vediamo se qualcun altro Andrea, mi senti? Ciao, sì. senti, io ho provato a, insomma, a posarla in terra, ma non ci riesco. Aspetta, innanzitutto l'importante è che tutti, se puoi chiudere il microfono perché non avendo le cuffie sentiamo la mia voce di ritorno. Sì. Ok? Puoi usare la chat. Allora, Paola Rosa non non trova l'oggetto in inventario. Glielo sto dando. Perfetto. Ok, si tratta di prendere l'oggetto dall'inventario e trascinarlo in terra davanti a voi, più o meno davanti a voi. Ok, se qualcuno se lo ritrova invece addosso, significa che lo ha indossato. Per disindossarlo, ma non dovete prendere, scusate, non dovete prenderle, né dovete venderle, dovete solo afferrarle dall'inventario e trascinarle in terra, ok? Sì, c'è qualcuno che le coltiva, esattamente. Sì, credo che sia. Allora, Antonio, tu stai andando avanti, stai sperimentando una serie di opzioni che ti permettono di ingrandirla, però ti chiederei adesso di non farlo, anzi lo faccio io di rimpicciolirla perché altrimenti. Ok, perfetto, grazie Antonio. Ma Antonio, tu avevi già partecipato, mi sembra, vero? A un corso precedente, se non mi sbaglio. Andrea, sono tutor didattico. Come? Come? Aspetta un po', mi senti? Molto basso. Ah, scusate, vado avanti, no? Altrimenti perdiamo tempo. Allora. Sì, ti sento basso. Abbiate pazienza, eh. Ripeto, è vero che andiamo molto lenti, ma questo è fisiologico. Antonio, sì. Ora sì, mi sembrava un nome noto.
Allora, Massimo ha... Vediamo. Allora, mentre proviamo questa cosa, ne approfitto per dire un paio di cose. Allora, in Edmondo è possibile, l'abbiamo già detto, costruire questi oggetti. Questi oggetti sono stati costruiti da qualcuno. Ma una volta costruiti, questi oggetti possono essere dati e ricevuti da altri avatar, da altri utenti. Quindi, quello che ci serve nei mondi virtuali, se vogliamo realizzare qualcosa, non per forza dobbiamo averlo costruito noi, realizzato noi. Anzi, la maggior parte delle volte li ha realizzati qualcun altro e noi ci limitiamo a prenderli, ad usarli. Ok? Quindi magari io costruisco qualcosa, tu costruisci qualcosa e poi io ti do quello che ho costruito io e viceversa. Premete il pulsante copia nell'inventario. Ok, allora la cosa, come vedete, comincia a farsi un po'. Ci sono anche le cesoie. Sento una voce, ma la sento. Sai che pulisce poi La un po' sento tutta strana. questa. Sai che fa Meglio questa se cosa? scrivete.
Arrivo Viviana, eh? Sto facendo pulizia, ok? Datemi un secondo che vi cancello queste cose che ovviamente si stanno accatastando Accatastando pericolosamente pericolosamente intorno alle vostre intorno alle postazioni. vostre Ecco, però in questa confusione che è, ripeto, normalissima nel corso base, il corso base diventa molto spesso un campo di battaglia, come sta diventando in questo momento. È una delle caratteristiche della didattica nel virtuale. Le dinamiche, come vedete, assomigliano molto a delle dinamiche, diciamo, esperienziali. Succedono delle cose, come in questo caso. Ecco, fate conto che adesso io sto cancellando tutto quello che avevate realizzato. Comunque, continuate ad avercelo in inventario. Se andate in inventario, vi rendete conto che le cose continuano ad esserci. Lo scrivo. Loredana, sto scrivendo, eh? Per chi non riesce a sentirmi, vi ricordo che nelle prime lezioni capita che non tutti riescano a sentire e quindi. Allora, mi sembra che Siriana Andrea, mi senti? sì. Ok, allora per aprire l'oggetto, lo abbiamo visto, si trattava di cliccarci destro sopra, selezionare nel menu a torta, così si dice, la voce apri e poi nella finestra che appare di copiare nell'inventario gli oggetti contenuti nel vostro oggetto, che in questo caso è la borsa. Ok, allora Loredana.
attimo, perché che cosa è successo a Loredana? Che ha indossato l'oggetto. Quando è, com'è che per sbaglio si indossa l'oggetto? Perché cliccandoci destro sopra, ecco, l'oggetto viene indossato. Per toglierselo si clicca destro e in inventario e si scrive eccolo là. Stacca da te. Scusate, sento ogni tanto una voce, ma vi consiglio caldamente di scrivere. È la cosa migliore perché, ad esempio, la voce che sentivo adesso è molto bassa. Arriveremo poi al punto di essere in grado di usare il microfono, però per adesso sarebbe meglio di no. Torneremo su questo argomento. Adesso vorrei passare negli ultimi 10 minuti di lezione al secondo argomento della giornata. Allora, per cambiare aspetto, cliccate destro sul vostro avatar e poi
Claudia, no, non ho tolto l'audio, ma purtroppo un po' di voi non sentono e quindi devo comunque scrivere e alla fine se parlo e poi scrivo vado ancora più lento, perché non posso, non riesco a... Vedete che mi sto zittendo perché non riesco a far tutte e due. Va bene, allora niente, buona serata, c'è un microfono, lo sento da qualche parte, pian pianino riusciremo a essere tutti udenti e quindi poi dopo le lezioni saranno molto più snelle e vedrete che sarà più facile sia seguire che capire come per me, sia per voi seguire che per me seguire voi. Va bene, allora io vi saluto. Buona serata, la lezione si ripete stasera e anche giovedì alle 17 e alle 21:30. Sono quattro classi, ma voi potete sempre decidere a quale partecipare, non è necessario scegliere una delle quattro e stare sempre lì. Potete fare una volta il lunedì e la settimana dopo il giovedì. Alle 17 o alle 21:30 non ci sono problemi, potete fare come volete.